Ma quanto conta lo sguardo nel public speaking quando comunichiamo, quando siamo di fronte ad una camera o quando siamo in una riunione o quando siamo in una one-to-one conversation? Quanto è importante lo sguardo? Te ne parlo in questo video. Benvenuto o benvenuta sul mio canale, sono Carlo Lo Iudice Coach. In questo canale parliamo di public speaking, di miglioramento personale, di life coaching. Se non sei ancora iscritta, fallo adesso, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato, aggiornata quando farò un video. E tra l'altro ti ricordo che nei link qui in descrizione ce n'è uno che porta ad un mio audiocorso gratuito sulla self-confidence. Tempo fa avevo lanciato un piccolo sondaggio sul mio Instagram, Carlo Lo Iudice, chiedendo al mio pubblico, ai miei follower, ai miei amici, insomma a chi mi segue, se ci fossero delle domande alle quali avrei potuto rispondere sui temi appunto miglioramento personale, public speaking, life coaching. Per quanto riguarda il public speaking, ci sono state una serie di domande alle quali man mano risponderò con una serie di video. E una domanda è proprio quella che riguarda lo sguardo. Quanto è importante lo sguardo quando parliamo in pubblico? Beh, ragazzi, lo sguardo è importantissimo. Vorrei dire un classico, e lo dirò. È che lo sguardo, gli occhi sono lo specchio dell'anima ed è vero perché attraverso gli occhi noi riusciamo a creare un livello di comunicazione più profondo, più vero. E non è un caso che quando qualcuno cerca di nascondere qualcosa rifugga lo sguardo degli altri. Pensiamo ai bambini. Quando i bambini fanno una marachella o stanno dicendo una bugia, tendenzialmente tendono a non guardare il genitore. Perché? Perché stanno nascondendo qualcosa. E come lo comunicano? Lo comunicano con gli occhi. Beh, se avete un partner o una partner, sapete bene che quando gli chiedete qualcosa del tipo dimmi la verità, che cosa fate? Guardate gli occhi di quella persona. Non guardate le mani, non guardate le orecchie, non guardate i capelli o la barba. Guardate gli occhi del vostro partner per capire, per carpire la verità o la menzogna, per capire se vi sta mentendo o meno. Ora, sulla base di questo, possiamo dire tranquillamente che quando comunichiamo, uno degli elementi fondamentali è proprio lo sguardo. Io ho fatto una serie di video che parlano di questi, ma non saranno mai sufficienti abbastanza. Intanto perché è una sperimentazione continua. Adesso quest'anno abbiamo sperimentato tutti su larga scala la comunicazione online, Zoom per esempio. Ecco, e allora una delle domande, partiamo con la lista, era, poi arrivo anche a Zoom. Lo sguardo è importante? Sì. Ragazzi, lo sguardo è importantissimo. Gli occhi sono uno degli elementi fondamentali della comunicazione. Due, bisogna guardare il pubblico negli occhi, sì o no? Sì, bisogna guardare il pubblico negli occhi, addirittura chiedere di accendere un po' le luci in sala, se possibile. Io lo faccio sempre, lo faccio con uno spettacolo comico che porto in giro con Vito, il mio collega, da 12 anni. Ed essendo uno spettacolo comico sul pubblico, si chiama I Corteggiatori, Compagnia d'Eloi, lo trovate online, ovunque. Scusate, stavo pensando sotto quale sito. È Compagnia d'Eloi il sito. Noi chiediamo di accendere le luci in sala perché è uno spettacolo che dialoga col pubblico e abbiamo bisogno di vedere il pubblico negli occhi. Quindi c'è un po' di sala accesa. E questo è un consiglio che ti do se fai conferenze, se fai public speaking, anche se fai una TED Talk. Prova a chiedere di accendere un po' le luci in sala per poter guardare il tuo interlocutore che in quel momento è il pubblico. È importante vedere il pubblico anche per vincere la paura del fare public speaking. Se non guardi il pubblico, ti chiudi nella bolla delle tue insicurezze. Invece, se tu guardi il pubblico negli occhi quando parli e guardi 2, 3, 4, 5 spettatori,
Li guardi veramente, intendo questo, eh? Non passarne gli occhi su così, no, ma li guardi veramente. Se tu crei questa relazione, a un certo punto non hai una massa informe davanti a te, non hai più un branco, non hai più dei nemici, ma bensì delle persone che ti stanno ascoltando, delle persone che stanno ascoltando quello che stai dicendo, delle persone che stanno in un certo senso dialogando con te, e questo cambia completamente il modo di comunicare. Quindi sì, è importante guardare il pubblico negli occhi per uscire, ripeto, da questa bolla, perché sennò è un po' come parlare in un acquario e rimanere lì senza ossigeno. No, a chi state parlando? Al pubblico, e allora guardatelo negli occhi. Create questa comunicazione visiva. Altra domanda. Prima di arrivare a Zoom e alle comunicazioni online, quando sono invece in una comunicazione, in una riunione e ho la gente intorno, che faccio? Guardo tutti? Sì. È chiaro che ti verrà più facile guardare quelli che hai di fronte a te, è più difficile guardare quelli che hai ai lati. Immagina la classica situazione tra amici, cena tra amici e hai persone ai lati. Ma se stai raccontando qualcosa, se stai raccontando una barzelletta, se stai facendo storytelling, o se qualcuno ti ha chiesto, ciao Giovanni, allora tu di che cosa ti occupi? Persone che quindi non conoscevi prima, coinvolgere tutti, guardare tutti quando si parla è importante e fare un po' la spola con gli occhi da una persona all'altra con disinvoltura. Non rispettando necessariamente il senso orario e il senso antiorario, ma no, guardando realmente, perché poi le persone avranno delle reazioni, è chiaro, su alcune persone lo sguardo si fermerà un po' di più, su altre meno, non dobbiamo mica fare i conti su questo, però creare quel livello di comunicazione in modo tale che tutti si sentano coinvolti. E al contrario, pensiamo al contrario, quando ti sarà capitato, a me capita e quando mi capita devo dire che mi diverte molto di essere in un posto, in una comunicazione, una conversazione a cena con un gruppo di persone e quello che parla guarda tutti meno te oppure guarda solo una persona e non guarda gli altri o guarda solo te e non guarda gli altri. È un po' imbarazzante perché chi non viene guardato ha un po' il pensiero, oh, scusate se sono uscito di casa stasera, eh? A saperlo restavo a casa visto che non mi guardate nemmeno. Oppure quello che viene sempre guardato o ignora questa cosa, oppure sì, anche lui si sente un attimino al centro di tutte le attenzioni dell'interlocutore. Aprire lo sguardo. Aprire lo sguardo, come se fossimo a teatro. Tutti hanno pagato il biglietto, non solo quelli in prima fila che hanno magari pagato di più o sono raccomandati, non lo so, ma tutti hanno pagato il biglietto. Io devo guardare tutto il pubblico quando faccio public speaking. Altra domanda, le one-to-one conversation. Quando parlo con una persona, che cosa faccio? La guardo negli occhi? Certo. Assolutamente. La guardo negli occhi, trovi un video anche su questo, la guardi negli occhi e senza avere uno sguardo da psicopatico, senza fissarla e senza mai distaccare lo sguardo, no? Certo, puoi guardarla, ogni tanto distogliere lo sguardo, va bene, e non avere uno sguardo fisso, battere le palpebre va benissimo, essere molto naturali, però iniziare a trovare quel coraggio di guardare negli occhi. Lo dico soprattutto a chi è molto giovane, alle donne, perché a volte le donne hanno più paura degli uomini, questo sempre perché la nostra società è molto sbilanciata a favore degli uomini, lo sappiamo, e trovare il coraggio di guardare negli occhi, lavorare sulla propria sicurezza, sulla self-confidence, venire fuori dalle paure, ne abbiamo parlato di una, la sindrome dell'impostore, ne ho parlato qui in un altro video che trovi nella playlist, tra l'altro abbastanza
recente. Ecco, la sindrome dell'impostore, no? Penso di non essere brava o bravo abbastanza, penso di non essere preparato o preparato abbastanza, penso di non meritarmi questo e allora rifuggo lo sguardo. Guardate negli occhi, esprimete le vostre opinioni, presentate i vostri progetti, presentate voi stessi con sicurezza. E arriviamo al punto tanto richiesto. Tra le domande Instagram, che è le Zoom call, quando sono davanti alla telecamera, dicono alcuni, proprio non ce la faccio a guardare in camera come sto facendo io in questo momento. Non c'è niente di male, non sei abituato a guardare in camera. Questa era una comunicazione che usava poca gente. Io ho cominciato a lavorare come life coach con Zoom prima che Zoom diventasse famoso causa coronavirus, perché lavorare online mi permette di lavorare con gente proveniente da tutto il mondo e mi permette anche di viaggiare. Però adesso Zoom è diventato lo strumento fondamentale, necessario per tutti. Certo, c'è la riapertura adesso, ma è rimasto e rimarrà perché ci sarà più smart working, perché abbiamo capito che alcune riunioni non richiedono lo spostamento di gente, il traffico, i viaggi, alcune cose si possono risolvere online. Però affinché queste riunioni siano efficaci, affinché si possa comunicare eliminando al massimo questa distanza tecnologica, bisogna adottare degli escamotage. Alcuni tecnici, e te ne ho parlato anche di questo in un altro video, dopo farò una ricerca li metterò qui nella descrizione del video, questi video che ho citato. L'altro è comunicativo. E dato che lo sguardo è lo strumento fondamentale, devo guardare in camera. E ti dirò di più, devo guardare attraverso la camera. Io in questo momento non sto guardando lo schermo perché sennò guarderei qui, ma sto guardando la telecamera. Vedi la differenza? Adesso sto guardando la telecamera in questo momento invece sto guardando lo schermo. Vedi come la comunicazione, il video sarebbe completamente diverso se io parlassi così guardando lo schermo. In questo modo invece sto guardando direttamente te e ti dirò di più, io non sto guardando il vetrino nero lì, sto guardando attraverso la camera. È uno sforzo immaginativo, sto guardando e immaginando ognuno di voi. Il mio background è il teatro, il cinema, il mondo dei video, quindi il mio cervello è abituato a fare questo switch. Se non sei abituato, perché non hai questo background, devi abituarti semplicemente a cominciando a guardare in camera e quindi prendendo confidenza con lo strumento camera. Immagina che sia la pupilla del tuo pubblico. Comincia a guardare in camera. Quando ti fai i selfie con il telefono, facci caso, se guardi bene, il 99% della gente che si fa i selfie ha gli occhi fuori dal focus della camera perché guarda lo schermo. Devi guardare la telecamera, a seconda di dov'è la telecamera, dov'è qui la telecamera? Ecco, è qui. Alcuni telefoni ce l'hanno al centro, va bene, dipende, ma devi guardare in camera perché quello renderà la tua fotografia, la tua immagine comunicativa. Fai questa differenza, fatti due foto, uno guardando lo schermo, uno guardando la camera. E anche quando comunichi via Zoom o quando fai video, se hai un canale, impara a guardare attraverso la camera, perché questo renderà il tuo modo di comunicare più empatico, emozionale. Ora tu mi dirai, poi concludo, ma come faccio a vedere le reazioni dell'altro o degli altri quando sono tanti in Zoom? Questo succede anche a me quando faccio i seminari o quando faccio le sessioni di coaching. Beh, in quel caso guardo lo schermo, ma consapevolmente muovo gli occhi tra la camera e lo schermo. Faccio in modo di avere questo tipo di comunicazione. Ascolto, parlo e ho imparato ad avere lo sguardo largo, periferico. Mentre sto parlando con il mio
cliente e guardando la telecamera riesco comunque con la periferia dello sguardo a vedere le reazioni. È una questione di abitudine. Un altro consiglio pratico è quello di spostare la finestrella di zoom di te stesso, intanto di avere lo schermo sull'interlocutore e non su di te. First. Non tenere te gigante e l'interlocutore piccolo, ma l'interlocutore grande e te piccolo. Non siamo lì per specchiarci. E muovi te stesso vicino alla telecamera, in modo tale che questo gioco di sguardo su e giù diventa più naturale, perché lì hai comunque un'immagine in movimento e hai meno distrazioni lontano. Quindi, ricapitolando, lo sguardo è importante, è importantissimo. Vi ringrazio per avermi fatto questa domanda sul mio Instagram. Seguitemi anche là se volete, perché a volte ci sono sondaggi e anche vedete un po' di background di quello che faccio dietro le quinte. Lo sguardo è importante, lo sguardo è uno degli elementi fondanti, fondamentali, fondamentali della comunicazione. Si comunica con la bocca, con gli occhi e con il cuore. E il cuore comunica attraverso gli occhi, anche attraverso gli occhi. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace, iscriviti al mio canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato. E condividilo, condividilo. Se hai domande, dubbi, scrivimi su Instagram. Cercherò di rispondere a tutti non appena possibile. Sono Carlo Lo Iudice, ci vediamo al prossimo video. Ciao!